Ciao a tutti ragazzi dal vostro Italian Guy. Pane con due ingredienti. Semplice, soffice, alto. È diverso dal solito pane piatto, tipico degli impasti senza glutine. Che ne dite? Volete sapere come l'ho fatto? Seguitemi. Eccoci qua. Quindi inseriamo gli ingredienti nella terrina per impastare. 500 g di albumi. Li potrete trovare al supermercato nei brick, solo albumi. O mezzo litro. E 200 g di farina di semi di lino. Ovviamente non troverete la farina, troverete i semi di lino, li dovete frullare. Ecco, ora col frullatore montiamo tutto. Ecco, adesso l'impasto, vedete, ha incominciato a incorporare aria, io ho montato per 5 minuti. Quando fa così, come nell'impasto tradizionale col glutine, possiamo spegnere e ora lo versiamo nel recipiente. Ecco, ora possiamo versare il composto nel recipiente, misura 26 x 13 x 7 di altezza. Io il sale non l'ho aggiunto, però. In questo caso, però voi sentitevi liberi di metterci un po' di sale. Oppure potreste inserire dei cubetti di pancetta, un po' di speck, oppure potete speziarlo, non so, mettendoci polvere d'aglio, rosmarino. Sbizzarritevi. Sbizzarritevi e fatemi sapere nei commenti cosa è saltato fuori. Livelliamo. Guardate l'alveolatura. Quindi, montare le uova insieme alla farina di lino io l'ho fatto per almeno 5 minuti. Conviene farlo, insomma. Preferisco non montare le uova e poi aggiungere la farina, perché in questo modo si fanno tutti così, è vero, ma io sono anticonformista. In questo modo, quando poi aggiungiamo la farina nelle uova montate, le smontiamo le uova. Sebbene mescoliamo dal basso verso l'alto, le uova comunque si smontano, perdono insomma quell'aria. E voi avete visto mentre stavo frullando come l'impasto si è incordato alle fruste. Ecco, quello è il momento migliore vuol dire che è pronto. In forno l'ho messo per 200 gradi per 25 minuti. Però ogni forno è a sé, fate la prova con lo stuzzicadente per vedere se l'impasto insomma è ancora crudo, colloso. E buon appetito! Con un pochino di sale sarebbe stato ancora meglio, ma così è sfizioso. È delizioso comunque. Cosa ci possiamo mettere sopra? Prosciutto. Burro e acciughe. Oppure ci possiamo spalmare la chetorella che vi linko qui in descrizione. Nel video, scusatemi. E niente. Un ringraziamento di cuore ai oltre 100 iscritti. Sto crescendo piano piano grazie a voi. E fatemi sapere quale altra ricetta vi farebbe piacere che io realizzassi per voi. Oppure, non lo so, qualche altro tema. Perché mi piace anche smanettare con i telefoni. Quindi, insomma, magari se avete problemi col telefono, fatemelo sapere. Potrei creare un tutorial per risolvere i problemi col telefono, con lo smartphone. Ragazzi, questo è tutto. Io faccio colazione. Grazie per i like, grazie di iscrivervi, grazie di seguirmi. Un saluto a tutti.
dal vostro Italian Guy.